Sì, una giornata particolare, siamo tutti qui con una profonda emozione nel cuore. Vedere tornare questo simbolo importante della torre civica, appunto il simbolo della eh, comunità e vedere la gru che le innalzerà e che le ricollocherà al loro posto perché poi il restauro possa essere completato è davvero un segnale forte e importante che speriamo la comunità voglia accogliere in tutta la sua essenza. Il ritorno delle campane significa che intanto questo primo cantiere, questa prima opera pubblica di ricostruzione pesante con danni gravi dell'intero cratere si sta avvolgendo al termine e quindi è ancora una volta un segnale che si può fare, in questo caso si è potuto fare grazie all'aiuto della Fondazione Cuscinelli, il progetto però del Municipio è stato interamente depositato e sarà all'esame della conferenza permanente nei prossimi giorni, è stato depositato anche il progetto per il nuovo teatro, si sta procedendo per la ricostruzione dell'immobile di via San Martino, si sta procedendo per Porta Romana e per Porta Scolana, si sta procedendo per l'ospedale, si sta procedendo per l'IPA, insomma ormai abbiamo innestato la marcia, abbiamo bisogno che gli strumenti che sono previsti nel decreto di semplificazione arrivino a termine e questo sicuramente ci darà la possibilità di accelerare i tempi anche per il nuovo polo scolastico per il quale abbiamo ormai definito tutti gli aspetti sia con la struttura commissariale che con la Regione dell'Umbria.